Tra poco. Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale. Tragica fine di un 44enne di Fossombrone morto di freddo dopo un incidente con l'auto finita in un dirupo vicino ad un torrente. Mercoledì, funerali. I carabinieri partono all'inseguimento di un'auto con quattro ladri a bordo, uno viene bloccato ma adesso è già di nuovo in libertà. È finita 6 a 4 per la squadra dei ricercatori, la partita di beneficenza contro la Nazionale dei Cantanti che si è giocata a Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia. Con Marco Ferri. Buonasera. La tragedia di Fossombrone in primo piano nel nostro telegiornale. La tragica fine di un 44 enne del posto, eh, finito in un torrente e recuperato dopo otto ore. È morto eh, per una grave ipotermia che gli ha procurato un arresto cardiaco. Il servizio è di Simona Zonghetti. È stata eseguita un'ispezione cadaverica sul corpo di Luigi Rizzi, il 44enne di origine romana ma residente a Fossombrone. Che sabato notte è uscito di strada mentre era a bordo di una Fiat Cubo poco prima di un ponte in muratura sul Rio delle Caldarelle. E È caduto intorno a luna lungo la strada che da Bella Guardia, una frazione di Fossombrone, conduce a San Martino dei Muri. Rizzi stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici e quando al mattino la compagna si accorta che l'uomo non era ancora rientrato, allarmata è uscita a cercarlo. Ad un certo punto ha sentito dei lamenti provenire da qui. Si è affacciata dal parapetto e ha visto l'auto di sotto. Proprio in quegli istanti stavano transitando alcuni biker del gruppo I Briganti di Fossombrone, che insieme a un amico del 44enne hanno allertato i soccorsi. In base alla ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri, Rizzi non aveva allacciato la cintura di sicurezza e per questo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, poi purtroppo non ce l'ha fatta risalire. Questo è il luogo in cui è successa la tragedia e quello è il punto in cui l'uomo ha perso il controllo del veicolo finendo giù nella scarpata. Come potete vedere ci sono ancora le tracce lasciate dagli pneumatici. Rizzi, pensate, ha passato una notte intera nelle acque gelide del torrente, almeno otto ore, un tempo lunghissimo che non gli ha lasciato scampo. Il 44enne in ipotermia è deceduto all'ospedale di Fano poche ore dopo il suo ritrovamento. Sono state complesse le operazioni per raggiungere il ferito e per recuperare il mezzo. Per questo intervento sono arrivati i vigili del fuoco di Cagli con un'autopompa e i colleghi di Pesaro con un L'ambulanza del 118 di Fossombrone è giunta alle 9.40 e i sanitari hanno prestato i primi soccorsi a Rizzi mentre era ancora vigile sul posto. è atterrata anche l'eliambulanza ma le condizioni dell'uomo non hanno permesso di caricarlo sull'elicottero perché una volta disteso su una lettiga è andato in arresto cardiaco. Era necessario quindi eseguire subito le manovre di rianimazione, da lì poi la corsa all'ospedale Santa Croce. Ma per il 44enne non c'è stato nulla da fare. Il suo decesso è stato dichiarato intorno a mezzogiorno. Una morte, è questa, finita purtroppo all'attenzione della cronaca locale così come la sua nascita. Luigi, infatti, è stato il primo figlio in Italia ad essere stato concepito da una coppia di genitori paraplegici. A sua volta poi era padre di terfigli figli e da Roma si era trasferito a Bella Guardia dopo la separazione della moglie. In tanti, ancora increduli, hanno voluto lasciare un messaggio sulla sua pagina Facebook. C'è che ha pubblicato una sua foto, che ha ricordato invece la grande generosità, come Fabiola, che ha scritto testardo e convinto di avere sempre ragione ma con un grande cuore pronto sempre ad aiutare le persone. A possare il suo pensiero anche Palma. Non ci hai aspettato, ha scritto, sei volato da papà. E il funerale di Luigi Rizzi si terrà mercoledì 6 aprile alle ore 11 nella chiesa di eh, Sant'Anna del Furlo. E adesso ancora cronaca. I carabinieri, i carabinieri che l'altra mattina hanno ricevuto una chiamata al 112, chiamata che annunciava la presenza di un'auto sospetta con delle persone a bordo. Parte un breve inseguimento, poi uno di questi quattro individui viene acciuffato ma subito rimesso in libertà. I carabinieri di Fano hanno intercettato alle 5 dell'altra mattina, anche grazie ad una segnalazione al 112, in località Falcineto di Fano, un'auto sospetta, un Audi A6 nera con targa rumena. Alla vista dei militari il conducente ha effettuato una rapida inversione e ha iniziato un breve inseguimento che si è però interrotto poco dopo. Dall'auto sono uscite quattro persone che si sono date alla fuga nei campi. Soltanto l'autista è stato bloccato dai carabinieri e trattenuto in caserma. All'interno dell'autovettura è stata trovata tutta l'attrezzatura necessaria per scardinare porte e finestre, numerosi cellulari e vestiti di ricambio. Tutto materiale abbandonato dai fuggitivi. Sul portogetti, lato guida, una lama da 19 cm utile per ogni evenienza. L'uomo aveva i polpastrelli delle mani coperti con la colla per evitare il rilascio di impronte. I militari, per completare il fotosegnalamento ed il prelievo delle impronte, hanno dovuto aspettare l'apertura di una ferramenta per comprare del solvente. Le ricerche dei quattro sono durate tutta la notte ma senza esito. L'uomo, un rumeno di 36 anni, incensurato, è stato denunciato per porto illegale di armi, per porto illegale di armi e rimesso in libertà. L'autovattura, il materiale e i cellulari sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori indagini. E un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato domenica mattina intorno alle 12.30 lungo la statale adriatica 16, un fanese era in sella ad una moto Ducati quando all'altezza del ristorante Galloway in direzione Pesaro ha tamponato una lancia musa guidata da un fanese rimasto illeso nello scontro. Il centauro invece, che è finito a terra, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato per accertamento al pronto soccorso corso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio degli agenti della, della pattuglia antinfortunistica della Polizia Municipale di Fano. E sul Monte Conero invece eh, un ciclista fanese è stato colto da malore durante una pedalata in eh, compagnia di alcuni amici con i quali aveva organizzato una gita cicloturistica. È successo ieri, domenica mattina, intorno alle 10, in località Sirolo. L'uomo di 48 anni ha accusato un forte dolore al petto, è sceso dalla bicicletta e poi ha perso i sensi. I compagni hanno allertato i sanitari del 118 che hanno trasportato il fanese all'ospedale Lancisi di Torrette di Ancona dove si trova ancora in osservazione nel reparto di cardiochirurgia. La sua prognosi è riservata. Questa mattina il quotidiano Il resto del Carlino ha pubblicato una pagina, la vedete, nella quale ripercorre la vicenda delle spese pazze in regione. Cinque anni, dal 2008 al 2012, di cene, viaggi e grandi banchetti natalizi per un totale di 1.200.000 euro. L'accusa per tutti è di peculato, tra l'altro, è stata fissata per il 16 maggio l'udienza preliminare davanti al gruppo. In queste foto, come si vede in basso a destra, c'è finito anche l'ex consigliera, all'epoca in forza alla Lega Nord, Roberto Zaffini, che questa mattina, quando ha visto. Eh, il giornale ha un po' oh, sbottato e eh, Roberto Zaffini è qui con noi in studio al quale chiedo subito perché eh, è finito eh, in questo, in questo Dunque, non è la prima puzzle volta, di foto non è la prima volta che mi vedo sempre la foto eh, e però nel pezzo interno né diciamo nell'articolato nell'articolo del, del giornalista non c'è mai una chiarificazione del perché c'è la mia foto. Quindi, questo secondo me è, è una, una scorrettezza enorme perché io reputo la, il mio coinvolgimento in questa, in questa vicenda assolutamente fuori luogo. E spiego perché. Perché quello che, si, che mi si contesta è la mancanza di un foglio, di un foglio che eh, dichiara la, praticamente l'incarico per una piccola consulenza di 250 euro al mese per due mesi, quindi 500 euro in totale, e non viene contestata la cifra né la legittimità di questa micro consulenza, ma viene appunto contestata la mancanza di questo foglio d'incarico, che solitamente per cifre così piccole era sufficiente l'addizione che era eh, messa nella fattura per giustificare il, la spesa, ma non è solo questo. Perché... Ma perché non l'ha firmato questo foglio, se c'era bisogno di questo foglio? perché io non ero eh, delegato a farlo perché questa cosa competeva al capogruppo, quindi io sono in concorso, ma c'è anche un'altra cosa più eclatante, che quando è, si è perfezionata questa micro consulenza, io non ero ero sospeso dal consigliere regionale perché ero a Roma, quindi non ero lì nemmeno quando si è svolta tutta la prima parte di questa piccola consulenza e non ero insomma, sono completamente estraneo. E' per questo che io la prima volta sto zitto, la seconda mandi giù, però quando si continua a usare un metro che tutti sono coinvolti e non mi sta bene, allora io questa mattina ho sbottato e ringrazio te per avermi dato questa opportunità di chiarezza, perché su i gabucinga ai miei amici attempati che mi dicono ma qui fa il zafo, che combini Zafo ma da giù, combinati. E io oggi spero di aver chiarito che non ho assolutamente nulla. Da, da, da Nessun guaio, perché qui anche il titolo dice è molto pesante: cene e viaggi per salire i guai. Io non ho fatto nessuna cena, nessun viaggio, sono stato estremamente corretto. Forse le scorrettezze in questo caso le ha fatto qualcun altro. Bene, grazie. 61 giorni di digiuno non hanno fiaccato il segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia che replica alle dichiarazioni di Angelino Alfano sulle carenze del comparto sicurezza. Il ministro Alfano intanto lo vorrei richiamare ad un comportamento più consono alla sua carica, non può cercare di trasportare sul personale ciò che invece deve essere oggetto di un dibattito politico serio. I tagli ci sono, ci sono stati, c'è un apparato della sicurezza che è stato debilitato e il mio intervento in tutto il territorio nazionale è per cercare di oggettivare a livello locale. Se uno va nel palazzo qui dietro, che è il commissariato, e chiede nel 2010 ad esempio quanti uomini c'erano e quanti ce ne sono oggi? Quanti volanti c'erano, quanti mezzi e quanti ce ne sono oggi? Come sono i caschi? Sono marci? I giubbetti antipurettili sono scaduti? Gli M12, la pistola metallica è della stessa partita di quella mostrata a Ballarò come tutti gli altri, il resto del materiale e come in tutta Italia? Allora ci rendiamo conto se si va dentro che le condizioni oramai di vivibilità, di igiene, e di salubrità sono al di fuori di tutti i parametri di legge. Quanti soldi si può un commissariato come questo essere pulito con due o tre ore sanificate alla settimana di pulizia? oppure con 100 euro all'anno di cancelleria. Queste sono delle contraddizioni, sono dei dati oggettivi che mettono in luce che ormai un apparato è debilitato. È questo che non accettiamo dal Ministro Fan. Inutile andare in televisione, senza contraddittorio dire che 65.000 uomini della Polizia di Stato ha fatto un corso antiterrorismo. Tre slide elementari che durano circa tre ore e si pensa con questo di poter addestrare a una disciplina tecnico pratica come quella tecnico-operativa. Sono sciocchezze che servono soltanto per mettere le carte a posto e poter sciognare dei numeri senza contraddittorio che poi non hanno nessun valore. Se noi siamo in grado di comunque poter sviluppare un'attività con la formazione e gli equipaggiamenti adeguati, noi siamo in grado di servire. Noi non abbiamo chiesto nella nostra protesta in questo momento, eh, eh, non abbiamo avanzato rivendicazioni di carattere... Di utilità interna, ma semplicemente tutto ciò che invece ci porta a poter servire nella maniera più adeguata alla cittadinanza. Noi vogliamo servire al meglio la nostra comunità, la comunità della quale fa parte e che in questo momento patisce il, la, la prima preoccupazione, ossia quella della sicurezza. Per la giornata mondiale sull'autismo anche la città di Fano si è illuminata di blu. L'iniziativa è stata assunta eh, dalla Fondazione Carifano che ha illuminato, come vedete, la facciata del Palazzo Montevecchio con il colore appunto blu, simbolo dell'autismo. La Fondazione si è assunta anche l'incarico di realizzare un centro diurno per ragazzi di età compresa fra i 17 e i 25 anni che soffrono di questo disturbo. Prende il via questa sera alle ore 21 nella sala del Consiglio Comunale di Fano, la quinta edizione di Terre di Mezzo, filo conduttore dell'edizione 2016, sarà l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Ce ne parla in questa intervista l'onorevole Ernesto Preziosi che presenterà appunto il suo ultimo libro. Una sola è la città, il titolo del libro che presenterà questa sera nella sala del Consiglio Comunale di Fano. Di che cosa tratta il volume? Il volume è sostanzialmente una rivisitazione di quello che è stato l'impegno politico dei cattolici nella storia unitaria del nostro Paese. Quindi c'è una prima parte che è storica, cerca di fare la sintesi di quello che è stato un lungo percorso storico che ha attraversato anche fasi diverse e poi invece c'è una parte affidata a singoli temi, a singoli argomenti legati all'attualità, dall'economia all'ambiente, dalla sanità. Al welfare possibile. E il tutto per dire mh, che è necessario che i credenti, insieme a tutti gli altri uomini e donne di buona volontà del nostro paese, si rimbocchino le maniche in questa fase delicata della transizione politica. Ecco appunto, il credente, il suo impegno anche nella nostra città. Ecco quale può essere il suo significato. Ritengo che il primo impegno politico per i credenti sia quello di guardare la città dove abitano, le persone che hanno intorno, le case, gli immigrati, le povertà, le possibilità di sviluppo. Allora l'impegno politico non è qualcosa di astratto che tocca solo a qualcuno nei grandi sistemi. Parte dalla città e vive nella città e questo è anche il primo banco di prova per noi. Un branco di delfini è stato avvistato domenica mattina da un molo del porto di Fano. A segnalarci l'insolita presenza di questi mammiferi è stato un nostro telespettatore che ha notato la comparsa in superficie della pinna dorsale e del dorso, appunto, dei delfini nel momento in cui emergevano per respirare. Insomma, immagini curiose, anche belle, affascinanti, perché gli avvestimenti di questi cetacei nella nostra zona sono, eh, almeno a questa distanza, sono, eh, piuttosto rari. È finita 6 a 4 per i campioni del, della ricerca la partita Fano per la vita che si è disputata al Mancini di Fano contro la nazionale italiana dei cantanti. La vera vincitrice, però, è stata la eh, Solidarietà. Infatti, il ricavato di oltre 27 mila euro è stato devoluto in beneficenza a due associazioni fanesi. È finita 6 a 4 per la squadra dei campioni per la ricerca che ha battuto la nazionale italiana cantanti in uno stadio Mancini riempito in ogni spazio grazie ai 4610 biglietti venduti. Ma il risultato conta ben poco, anche se alla fine a perdere, come immaginabile, non ci sta nessuno, ed infatti in campo il gioco c'è stato e come. Fano per la seconda volta vi accoglie con grande entusiasmo, vi fa piacere stare qui. Grande affetto, gente fantastica, le marche non tradiscono. Una grandissima soddisfazione perché devo dire sono stati venduti più biglietti della capienza dello stadio. Credetemi, anche noi che facciamo solidarietà in queste partite da anni non sempre capita una partecipazione così bella. Si era già annusato in area di conferenza stampa che. L'ambiente era veramente molto bello. Il divertimento, facciamo qualcosa di buono e di bene, quindi, quindi sono contento di essere qua. Era, era un po' che non giocavo di, di fronte a tante persone con grande entusiasmo, quindi sono contento perché noi ci mettiamo la voglia di divertirsi, la gente è quella che aiuta le persone che in questo momento hanno bisogno quindi è stato un grande successo e grazie, grazie a tutti una partenza a razzo quella dei cantanti che mettono subito in cascina due gol dello scatenato idolo delle teenager uscito dalla scuderia di amici di Maria De Filippi il rapper Moreno che si è giudicato anche la palma di miglior giocatore ma anche quella di più disponibile e simpatico un vero e proprio furetto fuori e dentro il campo che stai seminando il panico nella difesa eh, meno male, ma in realtà il vero panico in senso positivo l'ha fatto Fano, che è venuta ad accoglierci in questa splendida giornata. Fano per la vita ha fatto vedere di che pasta sono fatti i fanesi quando sono chiamati alla solidarietà. 27.190 euro raccolti consentiranno alle due associazioni Onfalos e Adamo di realizzare i progetti in cantiere. Questo fa da quando è nata nel 1981 la Nazionale Cantanti che in 35 anni di attività ha raccolto oltre 90 milioni di euro con i quali le associazioni, oltre a realizzare i progetti, vivono di luce propria grazie alla Nazionale. La Nazionale Cantanti è tornata a Fano per la seconda volta e qualcuno di loro come Neri Marco Re gioca in casa, ma l'accoglienza e lo spirito della giornata li ha piacevolmente travolti e fatti sentire tutti a casa loro. Ovviamente il motivo vero e la nostra sfida ogni volta, la scommessa è riuscire a richiamare abbastanza gente per fare delle raccolte cospicue, in questo caso mi sembra che ci siamo, ci siamo riusciti ma appunto va, va ringraziato il pubblico, i fanesi, i marchigiani in generale che sono venuti qua. Ed è stato un pomeriggio di solidarietà anche quello che si è tenuto domenica al palazzetto dello sport di Piagge. La manifestazione ha permesso di donare l'intero ricavato di oltre 1.300 euro in favore del piccolo Federico Mezzina, il bimbo di 5 anni affetto dal morbo di crabbe che era presente all'evento insieme a mamma Tiziana e a papà Vito. Durante l'iniziativa che è stata promossa dall'Unione Roveresca si sono esibiti gratuitamente diversi artisti della zona come alcuni cantautori fanesi, un tenore, un mago, un imitatore, ma anche due poeti e l'ex modello affetto da sclerosi multipla, Ivan Cottini, mente ideatrice di questo evento benefico. La Nazionale italiana eh, di ginnastica ritmica allenata da Emanuela Maccarini, si è aggiudicata la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica che si è tenuta a Pesaro, ottenendo il primo posto sia nell'esercizio dei cinque nastri sia in quello delle sei clavette e due cerchi. Alle gare di domenica hanno assistito quasi 5.000 persone. Un pubblico colorato, proveniente da ogni parte d'Italia, ha corso a Pesaro per sostenere da vicino le proprie beniamine della ginnastica ritmica. E adesso passiamo al calcio di Serie D. Domenica l'Alma Juventus Fano ha vinto in casa contro l'Avezzano 1-0 grazie ad un gol di Ambrosini. La squadra granata conquista così il secondo posto in classifica ai danni del Matelica sconfitto per la terza volta di fila. E adesso guardiamo come di consueto i risultati, poi la classifica e le pagelle matteli Fermana 0 0-1, Giulianova-Chieti 3-3, Alma-Juventus-Fano-Avezzano 1-0, Folgore-Veregra-San Benedettese 1 a 1 Amiternina Amitarnina-Iesina 1-2, Recanatese-Olimpia-Agnonese 0-0, Monticelli-Campobasso 0-2, Isernia-San Nicolò-Teramo 1-0, Vispesolo-Castelfidarto 2-0. Il prossimo turno vede impegnato lalma la, juventus fano a Campobasso mentre la classifica in testa la San Benedettese con 69 punti la Mio Ventusano 56 Matelica 54 Campobasso 48 uh, Fanellino di coda il Giulianova con 23 punti le pagelle uh, che portano la firma di Sergio Catalani eccole qua Marco Antonini 6 Veruschi 6,5 Bartolini e Lunardini 6 Nodari 7 Torta 7 e mezzo, Sivilla e Favo 6 e mezzo, Ambrosini, Marianeschi e Gregorini 7, Gucce e Marconi 6, senza valutazione De ori. Alessandrini, l'allenatore, 6 e mezzo. E prima di salutarvi eh, vi facciamo vedere eh, questo filmato eh, che chiude così il nostro telegiornale, un filmato dei Panthers, eh, i tifosi del Fano, che domenica allo Stadio Mancini hanno... Eh, voluto dedicare diversi cori alla sanità eh, fanese, in particolare al tema dell'ospedale. Alcuni eh, tifosi eh, poi si sono recati davanti al banchetto di raccolta firme che si trova a lungo Corso Matteotti. Con questo filmato vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Grazie per aver seguito occhio la notizia. Occhio!